Il Comitato Diritti Umani ha aderito al progetto formativo per le scuole intitolato Islam e radicalizzazione, la cultura dei diritti umani per contrastare gli estremismi violenti. Il progetto, che riguarda 19 classi dell'area metropolitana di Torino, con la partecipazione di oltre 500 studenti, è stato presentato in Sala Rossa e si concluderà a marzo nell'aula di Palazzo Lascaris.